Premio Prisco, 17ª edizione. Scenario come sempre incantevole, suggestivo, il Teatro Marucino di Chieti. Protagonisti Marotta, De Zerbi e non solo. Per esempio è stata grandissima l'emozione di rivedere l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, cui la giuria ha assegnato un premio speciale. Altresì insignito Maurizio Compagnoni di Sky Sport, premio di giornalismo Nando Martellini. Riconoscimento speciale, un'opera ideata e realizzata dall'artista Esther Crocetta a Rocco Coletti, caposervizio del quotidiano Il Centro. Un solo assente, ma giustificato. L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, a causa del doppio allenamento punitivo imposto da Montella dopo il KO col Milan. Cerimonia tradizionalmente dai toni sobri, eleganti e discreti, presentata dall'inappuntabile Stanislao Liberatore. Intensa mattinata di sport proseguita poi alla cantina Zaccagnini dal Deus Ex Machina e presidente del comitato organizzatore del premio, appunto Marcello Zaccagnini. Ironia, intelligenza, cultura, quanto manca un personaggio come Prisco Marotta? Beh, manca tantissimo in un mondo che è completamente cambiato rispetto al suo vissuto, la sua ironia, la sua autoironia. Celebravano comunque un mondo che era fatto soprattutto di grandissimi valori e proprio oggi direi ricordarlo significa ricordare e esaltare il valore della memoria. Ecco, mai come oggi le sua ironia ci apre la strada verso una identificazione di questo mondo che oggi è fatto di tantissima pressione e ha perso quello che poi l'essenza, cioè essere un gioco. Per cui ne viene fuori un ritratto, come ho detto, di grande elevazione, di grande spirito positivo che deve essere maestro per noi, soprattutto nell'ottica dell'Inter, per far sì che quel senso di appartenenza che lui riusciva a trasmettere possa essere il primo mattone per cercare di ritornare a essere grande. È un simbolo iconico. Assolutamente una grande icona, direi della vita in generale, in particolare dell'Inter e del calcio tutto. De Zerbi, intanto benvenuto a Chieti, è un piacere conoscerla. Allenatore giovane, secondo me tra i più bravi della Nouvelle Vague, un premio già prestigioso e molto ambito direi, no? Sì, ed è uno dei primi, quindi sono molto contento, onorato di prenderlo. E è chiaro che l'allenatore quando riceve il premio deve dividerlo con tutti quelli che hanno collaborato con lui e che hanno lavorato per lui, che sono il mio staff, le mie società dove sono stato e soprattutto i miei giocatori. Di base De Zerbi, mi corregga se sbaglio, 4-3-3, però insomma lei non è rigido perché ha anche utilizzato il 3-4-3 quando gli avversari si schierano con due punte per sviluppare meglio il gioco dal basso, è così o no? Ma sì, sono tutti numeri quelli, poi vanno anche spiegati alla squadra e non tutti i calciatori sono in grado di poterlo fare. L'allenatore cerca di improntare il gioco secondo una certa idea, dando una mentalità, dando coraggio. Poi però sempre sono i calciatori protagonisti. Assolutamente, l'anno scorso ha avuto Gravion a Benevento, ci risulta che non lo volesse far andare via Genoa. No, e penso anche che sia un giocatore di grandi prospettive, fisicamente, tecnicamente, è pronto per giocare già nella massima serie. Complimenti, lei riceve quotidianamente perché è davvero un allenatore predestinato, però di lei si è sempre detto un po' troppo fumantino, è riuscito a fare questo salto di qualità sul piano caratteriale. Ma no, se fumantino vuol dire avere passione, avere il sangue, allora sono fumantino. Se fumantino vuol dire mettere, essere superficiale o litigare senza motivo, quello non sono mai stato. Presidente Gravina, intanto un piacere rivederla, piacere per un mio premio ambitissimo, prestigioso, ormai è un punto di riferimento. Beh, il premio Prisco è la massima espressione di un impegno sociale, territoriale, di riconoscenza e di riconoscibilità da parte di un grande imprenditore dotato di grande sensibilità come Marcello Zaccagnini, e quindi credo che sia un premio importante, un grande simbolo, una grande testimonianza di quei valori del calcio che noi amiamo. Assolutamente, che amiamo, anche perché lealtà, correttezza, insomma, sono principi fondanti che sembrano però un po' stridere con la realtà, no?
A volte sì, ma per noi è una precondizione. Non abbiamo nessuna voglia di derogare al principio dell'onestà e del rispetto dei valori. La priorità assoluta della federazione da lei presieduta è la garanzia della regolarità dei campionati. Sì, stiamo lavorando perché chi inizia questo campionato lo deve portare fino in fondo, lo deve fare nel rispetto delle regole, lo deve fare capendo quanto sia fondamentale il rispetto e la capacità del rispetto dell'organizzazione gestionale. Presidente, 24 giugno vogliamo ribadire il concetto scadenza perentoria. Che cosa devono fare le società entro questa data, entro questo tempo? Ci sono degli adempimenti che abbiamo fissato il 18 di dicembre scorso, dell'anno scorso, del 2018. Non ci sono più possibilità di fare ricorsi con integrazione di documentazione. Il 24 giugno dentro fuori. O dentro o fuori, quindi pochissimi giorni, ricorsi, il 12 luglio c'è l'organico definitivo. Io faccio la domanda non al Presidente federale ma all'uomo di sport Gabriele Gravina, che ha vergato pagine indimenticabili. È possibile che si debba arrivare sempre alla fine della stagione per avere una certezza, una regolarità di campionato che in realtà non è mai esistita? Purtroppo non è che si arriva alla fine dell'anno, su questo caso specifico c'era in atto e sono in atto una serie di verifiche di natura penale, e quando hai una segretazione su documenti che noi non abbiamo a disposizione e ci vengono concessi in un determinato momento dell'anno, quello è il momento in cui la nostra procura può partire. Le indagini vanno avanti da tantissimo tempo, ma la procura aveva un blocco da parte della Procura della Repubblica, e come sapete quando ci sono delle indagini con persone dirigenti tra l'altro agli arresti domiciliari, credo che sia una fase molto delicata. Devo dire anzi che su questa partita la celerità, la tempestività dei procedimenti, l'accorciamento dei tempi a disposizione sta dando anche delle risposte abbastanza celeri. Speriamo che si definisca prima che si sia troppo tardi per la definizione della stagione. Sulle squadre B, Presidente? Stiamo lavorando, a breve ci sarà un bando, quindi ci lavoriamo. Ernesto Pellegrini, un piacere conoscerla, sempre molto tonico, l'Inter de Record 1989. Che bello. Sì, bellissima è stata quella stagione, poi abbiamo vinto successivamente due coppe UEFA, quando le UEFA contavano, perché andavano le seconde, le terze, le quarte in Europa, una supercoppa, e dunque potevamo vincere di più con quella squadra, sinceramente, però è andata così, va bene. Assolutamente. Ma quanto è cambiato il calcio? Vabbè, tantissimo, sono passati 30 anni però. Sì, sì, è cambiato. Sembra un'altra epoca. Sì, no? È un'altra epoca, il calcio è cambiato, devo dire, in meglio da qualche punto di vista e non troppo bene da qualche altro. Comunque il calcio è amore. Peppino Prisco è stato un mio carissimo amico, ci sentivamo quasi tutti i giorni. Lui aveva due amori, gli alpini e l'Inter. Come non ricordarlo come amico, come grande dirigente? Le sue battute erano sempre molto argute, era un simpatico, anche se aveva una verve un po' da bauscia, come dicono a Milano. Però farebbe bene, anzi benissimo direi, no? Sì, al mondo del calcio attuale, che ha perso un po' questi personaggi. Sì, 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 infatti è un personaggio da inventare. Ecco, Peppino, un grande amico che a noi manca. Senta Presidente, ma quando hai ricevuto la telefonata del comitato organizzatore di Marcello Zaccagnini, sì. Insomma, grande onore, grande orgoglio, immaginiamo, no? Sì, sì, assolutamente, non me l'aspettavo sinceramente. Però io sono molto contento perché in questa città, ecco, qui si è fatto largo un mio amico d'infanzia, Ezio Volpi, si chiamava il mago della Serie C, come l'ha definito Franco Zappacosta. Dunque sono molto contento di ricevere questo premio perché è intitolato Peppino Prisco nella città, ecco, di Ezio Volpi. Maurizio, complimenti, un figurino, eh?
Dici? Sì, mi sto mettendo sotto per l'estate. Devo fare la mia figura in prova costume. C'è da lavorare. Intanto ti viene conferito un premio prestigioso e ambito. Complimenti, perché meritatissimo. Grazie, mi fa molto piacere. Sono stato contentissimo quando ho avuto la comunicazione del premio e lo dico con sincerità, sono molto onorato di riceverlo. Vogliamo parlare di calcio, che dici? Ma sì, tanto che ci siamo, tu che dici? Gioco, pragmatismo, tu da quale parte stai? E questo è un altro tema caldissimo di cui si disserta, si dibatte. Io sono per un calcio propositivo, detesto il calcio speculativo, però anche il calcio propositivo può avere momenti, non so, faccio un esempio, io commento a Juve Real Madrid alla semifinale del 2015, andata e ritorno, e la Juve secondo me giocò molto bene, a un certo punto Allegri che difendeva a 4 e all'epoca faceva un calcio molto propositivo, perché ti ricordi era un 4-2-3-1 con Dybala, Mandžukić, Higuain, Cuadrado tutti insieme. Sì, la famosa partita con la Lazio, mi ricordo. Bravo, lì cambiò tutto, bravissimo, e a un certo punto si mise con tre difensori centrali perché la Real Madrid stava tentando il tutto per tutto, insomma. Ma io credo che ci voglia anche molto pragmatismo. Per me la cosa base e fondamentale è che sia un calcio propositivo. Assolutamente, siamo in perfetta consonanza. Serie B, Pescara, non ti chiedo della Samb Serie C, che ha fatto il suo, no? Ha fatto il suo, più di quello non poteva fare. Non poteva fare. Pescara invece, beh, insomma, tanta roba, no? No, Pescara secondo me ha fatto un ottimo campionato, ha fatto un'ottima stagione, tra l'altro mi sembra che sia anche una squadra che in questo momento ha gamba, e sappiamo benissimo che ai playoff la condizione atletica è fondamentale. Squadra che è stata costruita secondo me molto bene, non con un budget enorme, avesse avuto, ho detto io, un Rebonato, un Lapadula, un Immobile, avrebbe vinto il campionato in carrozza, però insomma così ce la può fare i playoff. È un piacere rivedere Rocco Coletti. Rocco, premio non meritato, strameritato di più. E ti ringrazio, poi tu mi hai preceduto nell'Albo d'Oro, quindi i complimenti sono dopo. No, ringrazio te, ringrazio i colleghi che hanno promosso la designazione, i colleghi dell'Ussi, e ringrazio soprattutto tutti i colleghi con cui lavoro tutti i giorni, praticanti, professionisti, collaboratori, fotografi, che mi aiutano, ci aiutano a realizzare un servizio per i nostri lettori, confezionare il giornale più appetibile possibile. Soprattutto la squadra che vince, la squadra vincente, naturalmente tu sei al centro da una vita, vogliamo ricordare da quanti anni? Dal 1992, assunto, dal 1987 come collaboratore. Complimenti, praticamente l'anno dopo della fondazione. Sì, sì. Quindi sì. Sono già 32 anni e non si direbbe perché sei giovanissimo. Ti ringrazio, mi stai riempiendo dei complimenti, mi devo preoccupare. È la verità. Cresce sempre di più, no, il giornalismo sportivo in Abruzzo, questo lo possiamo dire senza tema di essere smentiti. Sì, crescono nuove leve grazie alle quali riusciamo a confezionare anche un buon prodotto in edicola. Naturalmente nel tempo il modo di fare giornalismo è cambiato, tu me lo insegni, sono i social che hanno invaso la platea, da parte nostra c'è la ricerca di un qualcosa di diverso che possa incuriosire, che possa accattivare il lettore e spingerlo ad andare a comprare il giornale. Hai perfettamente ragione, perché ci sono nuove frontiere nell'informazione e quindi è ancora più complicato per un giornale essere sul pezzo, per così dire, quindi vi dovete quotidianamente industriare, no? E industriare, sdoppiare tra la versione online e la versione cartacea. In questo abbiamo, fortunatamente, abbiamo una grande squadra di professionisti al centro, capeggiata dal direttore Piero Anchino, e una squadra di professionisti all'interno e soprattutto tanti bravi collaboratori all'esterno. E questo ci permette di restare sulla breccia, di restare sul pezzo, come dicevi tu. Però che bella cosa, e chiudiamo. Hai citato giustamente il direttore Piero Anchino, che ha cominciato nell'86, tu nell'87, avete fatto passi da gigante, insomma siete arrivati insieme all'apice di un giornale che ormai è una realtà. È bello, no, questo? Sì, è bello, penso che sia una speranza per tutti quelli che iniziano questo lavoro, un lavoro reso molto più complicato dalla globalizzazione, dall'ingresso dei social. Oggi penso ci siamo un attimino di superficialità all'inizio. Io ricordo ancora quando ho iniziato e quando avevo gente che mi faceva rigare, e soprattutto era gente molto esigente. E la stessa cosa dovrebbe essere adesso. Oggi invece si cerca a non curare abbastanza la qualità, e oggi i mass media a tutti i livelli, per resistere, devono curare prima di tutto la qualità più che la quantità.
Grazie Rocco e complimenti ancora. Grazie. Marcello Zaccagnini, intanto complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri. Perché avete organizzato un altro grande evento all'altezza della situazione come ogni anno. Scusi che ho fatto le scale. Hai un po' di affanno. Non sono ancora allenato come te, bravo. Sì, è stato un bellissimo peccato che non è venuto il generale Federici, dottor Zavoli. Sì. Problema, l'anno di stagione che... Federico Chiesa pure. Federico Chiesa, sì. Il papà che dovevamo premiare pure perché ha giocato col Chieti, no? Come no, Enrico. Esatto. Purtroppo problemi di vita. Hai rivisto con grande piacere Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dei Record 1989. Sì, sono grandi ricordi con Peppino Prisco quando lui era presidente, che parlavamo con Pellegrini, che lui lo chiamava, ci sono degli aneddoti bellissimi tra Pellegrini, Prisco, mio papà, tante cose belle vissute insieme. Peccato per il meteo, ma siamo qui al coperto, stiamo veramente, veramente incredibile. Peccato che i vigneti stanno soffrendo, speriamo bene, speriamo. Il prossimo anno ci vuoi anticipare già qualcosa, no? Ancora no, perché aspettiamo, sì. Aspettiamo, facciamo un primo riunione a settembre, certo, per vedere cosa si è concluso. Poi facciamo a gennaio e così comunicheremo l'elenco dei vincitori. Comunque insomma è stata una bella manifestazione, ha presenziato anche il presidente federale Gabriele Gravina, amico mio Donino, assolutamente, ormai partecipa da anni a questo evento. Marotta, malgrado l'Inter debba giocare questa sera, è ancora qui. Sì, no, veramente ci hanno onorato a pieno sia Marotta che il presidente Pellegrini, quindi eravamo un po' in dubbio se partecipassero, considerando che stasera c'è la partita, però loro ci tenevano sia al rispetto verso Avvocato Prisco sia al rispetto dell'organizzazione, che ci vogliono anche degli impegni, e devo dire è stato veramente un piacere. Lunga vita al premio Prisco, grazie a Marcello Zaccagnini.